Anticipazioni Tempesta d'amore. Trama puntate dal 7 al 13 agosto 2023. Il ritorno di Tina Kessler. Lunedì 7 agosto 2023. André non vede l'ora di andare in vacanza con Bettina, ma deve vedersela con la ferma opposizione di suo fratello e di Christophe, che non vogliono che lasci l'hotel e, soprattutto, che parta con una donna verso la quale non nutrono alcuna fiducia. Hildegard assiste ad una conversazione tra Bettina e Yvonne, ove quest'ultima fa riferimento al bottino derivante dalla truffa della bicicletta elettrica. Scossa, la donna decide di confessare tutta la verità ad André. Mentre Henning vuole consegnare Anna alla giustizia, Paul è veramente affranto e non sa davvero come fare per far cambiare idea al sommelier. Constanze, intanto, reagisce con forte preoccupazione alla notizia del crollo emotivo avuto dalla nonna di Paul. Ed affronta duramente il cugino affermando di non volerlo più rappresentare come avvocato. Come reagirà il ragazzo? Martedì, 8 agosto 2023. Eric è inorridito quando scopre che Yvonne ha aperto la costosa bottiglia di whisky che ha comperato da Max. La donna, però, seguendo l'esempio del Richter, richiude la bottiglia non prima di aver inserito dell'acqua all'interno. Eric vuole rivendere il whisky tramite Rosalie. Lei, però, gli parla del tentativo di inganno di Max. Arrabbiato, il Vogue decide di affrontare il Richter. Arianne vuole denunciare Cornelia alla polizia per essere stata aggredita con dello spray urticante senza alcun motivo. La Holle, intanto, capisce di non poter più restare a Big Lime in quanto i traumi provocati dalla Kahlenberg pesano ancora tanto sulla sua coscienza. Constanze deve aiutare Arianne in qualità di consulente legale. Proprio tramite la Fonta Lime, Arianne fa sapere alla rivale come può evitare la denuncia. Deve scusarsi pubblicamente con lei. Mercoledì, 9 agosto 2023. Paul cerca di riconquistare il cuore di Constanze dopo essere venuto a conoscenza del suo toccante gesto. E chiede aiuto a Josie. Quest'ultima, sebbene ferita, è costretta ad ingoiare il rospo e ad accettare. All'inizio, Constanze non ne vuole sapere di ritornare con il Lindberg. Anna interviene nella faccenda, cercando un confronto con la ragazza che, alla fine, capisce di amare Paul. Distrutta, Josie assiste alla loro riconciliazione. André affronta duramente Bettina. Lo ha sedotto solo per impossessarsi della sua eredità. Lei non può negare la verità, ma gli assicura di essersi innamorata di lui. André non le crede e la lascia. Idegar si rende conto che Bettina lo ama davvero e che sta realmente soffrendo per lui. Lo chef, però, si sente tradito e non riesce a perdonarla. Con enorme sforzo, Cornelia arriva a chiedere perdono ad Arianne. Giovedì, 10 agosto 2023. Sentendosi terribilmente umiliata, Cornelia fa dietro front. Non riesce davvero a scusarsi con la Kahlenberg. Robert è molto comprensivo. La Holle non ha altra scelta, deve solo sperare che Arianne si astenga dal presentare la denuncia. Jerry aiuta Max ad effettuare delle riparazioni sul tetto. In questo modo, tenta di non pensare a Merle e alla distanza che la separa da lei. Mentre scherza con suo fratello, a Jerry cadono dei pezzi di legno sul piede. Per non far impensierire la sua fidanzata, le nasconde la ferita durante una videochiamata. Guidata dall'istinto, la Finau sorprende il suo amato. Christophe trova sempre più piacevole trascorrere del tempo Yvonne. Lei è sicura di averlo conquistato. La donna cade mentre fa jogging e rimane incosciente. Eric la trova e si china su di lei preoccupato. Succede qualcosa, la bacia. Venerdì, 11 agosto 2023. André è fibrillazione per i preparativi legati alla presentazione del suo libro di cucina. Sorprendentemente, tra gli ospiti dell'evento c'è anche Tina Kessler, che deve scrivere una recensione del suddetto libro per una famosissima rivista gourmet. André coglie l'occasione per reclutare Tina come sua sostituta quando partirà per le vacanze. Constanze e Paul si sono ritrovati, il che è difficile da sopportare per Josie. Nel frattempo, Anna crede di avere la soluzione giusta per placare la sete di vendetta di Henning. Merle, tornata da Jerry, sorprende il ragazzo in compagnia di Shireen e diventa molto gelosa. Nessuno sospetta che la nascente gelosia sia la vera ragione per cui la donna voglia lasciare il suo lavoro in Inghilterra.
Arian denuncia l'aggressione di Cornelia che, ancora sotto pressione, rischia di perdere nuovamente il controllo. Sabato, 12 agosto 2023. Dal momento che Arian sta ancora facendo pressione su Christophe con prove incriminanti, l'uomo è costretto a votare in assemblea per lei, contro il parere di Werner e di Robert. Henning accetta l'offerta di Anna di produrre una falsa confessione. Quando Paul viene a saperlo, reagisce malissimo e chiede consiglio a Michael. È preoccupato che sua nonna non possa arrivare al processo a causa della sua cagionevole salute. Eric è felice quando Yvonne riprende conoscenza. Lei ha fretta di fuggire e rimprovera se stessa per aver fatto tardi. Ripete che non può innamorarsi di Eric, in quanto c'è Christophe adesso nella sua vita, un uomo ricco e facoltoso. Tina e Josie vanno molto d'accordo. La Kessler incoraggia la nuova amica ad avere più fiducia in se stessa. Le due, poi, insieme, studiano una strategia davvero vincente. Domenica, 13 agosto 2023. Cornelia sta per investire Arian con la sua auto. Poi ritorna in sé e ferma la macchina. Robert, all'inizio, non crede alle accuse della Kahlenberg contro la Holle. Poi è costretto a rendersi conto di quanto stia soffrendo la sua amata. Alla fine, Cornelia, dopo aver passato un momento magico con Robert, è determinata a prendere una importante decisione sulla sua vita. Come proposto dalla stessa Anna, Henning vuole portare la donna alla polizia in modo che possa formulare una falsa dichiarazione ed essere incriminata. Shirena è delusa e gli fa capire che le manca il vecchio Henning, il ragazzo che non era ossessionato dai suoi sentimenti di vendetta. Il sommelier inizia finalmente a mettere in dubbio il suo comportamento. Tina vuole sostenere Josie e le fa creare un piatto vegetariano per il menù della cena. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. La scelta radicale di Max. Rivedremo Alexander Salfield. Max Richter, dopo la partenza della mamma Elena e del fratello Jerry, deciderà di dedicarsi a progetti umanitari e di cambiare lavoro. E tutto questo perché conoscerà una splendida ragazza, Imani Karikhi, grazie alla quale riuscirà finalmente a dimenticare Vanessa Sombichler. Ma ancora. Nel corso della stagione NUM 19, quella che vede sotto ai riflettori Leander ed Eleni, assisteremo anche al ritorno di Alexander, eroe della prima serie. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. L'uscita di scena di Max Richter. Grande colpo di scena in arrivo dalle anteprime tedesche. Un altro membro della famiglia Richter è destinato a lasciare Big Lime. Stiamo parlando dell'affascinante personal trainer Max Richter. Se in Italia il ragazzo ha appena manifestato a Vanessa il desiderio di diventare papà, in Germania si sta vivendo una situazione completamente differente. La Sombichler ha sposato Caroline Lamprecht, ex fiamma di Michael, ed ha lasciato la cittadina tedesca per stabilirsi in Austria insieme al piccolo Arthur, il bambino che la giovane scoprirà di aspettare da Max subito dopo aver chiuso la relazione con lui. Jerry, invece, si è felicemente sposato con la donna della sua vita, ovvero Shireen Seelan, lasciando così Merle fino a dopo aver scoperto di non provare nulla per lei. Hélène, invece, la madre dei fratelli Richter, volerà in Sudafrica per seguire André Konopka, con il quale inizierà una bellissima storia d'amore. Dunque, dopo la partenza di Hélène e di Jerry, sarà soltanto Max a restare al Fürstenhof. Che cosa ne sarà di lui? Sebbene devastato a causa dell'addio della sua amata e profondamente addolorato dal distacco da Arthur, Max tornerà presto a sorridere. Ed il motivo sarà ancora una volta una donna. Il fitness trainer, infatti, resterà letteralmente folgorato dalla bellezza di Imani Karikhi, una giovanissima imprenditrice africana che arriverà al Fürstenhof per ottenere dei validi finanziamenti per la sua startup. All'inizio, però, una serie di rocamboleschi equivoci impediranno alla conoscenza di sbocciare. Inoltre la ragazza perverrà delle errate conclusioni sul conto del ragazzo. Poi, proprio quando Max inizierà ad entrare in sintonia con lei, ecco che il destino gli sarà nuovamente avverso. Scoprirà, infatti, che la giovane ha già un fidanzato e che quest'ultimo è anche suo socio in affari. Sconvolto, il Richter farà di tutto per tenersi a debita distanza e per non lasciarsi coinvolgere emotivamente. Alla fine, però, ecco il grande colpo di scena.
tra i due scatterà un dolcissimo bacio. In poco tempo diventeranno inseparabili e dalla ragazza non resterà che porre fine alla sua relazione. Il fidanzato, però, non prenderà bene la notizia e vedremo che cercherà di vendicarsi di Imani abbandonando il progetto a cui stavano lavorando insieme. Affranta, la new entry proverà a parlargli, cercando di fargli capire quanto sia immaturo ed ingiusto mischiare questioni personali con altre a carattere puramente professionale. Purtroppo, a nulla varranno i suoi sforzi. Anche se gli spoiler non lo indicano chiaramente, lasciano pensare che il fitness trainer e la dolcissima Imani lasceranno il Furstenhof insieme. E ciò avverrà perché Max, innamorato pazzo della Kariki, deciderà di intraprendere un cammino del tutto inaspettato, lanciandosi in progetti umanitari ed ecosostenibili proprio insieme alla sua nuova compagna. Sarà Max, dunque, ad aiutare la nuova arrivata a portare avanti i suoi sogni imprenditoriali. Inoltre, il posto vacante lasciato da Max verrà occupato da Lale Silan, cugina di Shiren e nuovo interesse sentimentale di Leander Salfield, il protagonista maschile della nuova stagione. Max, dunque, lascerà la soap subito dopo l'addio di Vanessa. E ci chiediamo, tornerà prima o poi? Come ben sapete, in una soap sempre ricca di colpi di scena come Tempesta d'amore, tutto può accadere visto che personaggi che in passato sembravano aver concluso il loro ciclo narrativo sono poi stati reintrodotti con ruoli da protagonista. Basti pensare a Paul Lindberg o a Robert Salfield. Stefan Hartmann, l'interprete di Max, dunque, uscirà di scena. In verità la sua storia ha trovato una conclusione piuttosto affrettata. Voi cosa ne pensate? Lo vedremo ritornare al Furstenhof? Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Il ritorno di Alexander Salfield, padre di Leander. Alexander Salfield, interpretato da Gregory B. Valdis ed icona indiscussa della soap Tempesta d'amore perché primo protagonista maschile della serie, sta per ritornare a Big Lime. Padre del medico Leander Salfield, che nelle puntate in onda in Germania sta catalizzando l'attenzione dei telespettatori, secondo alcune indiscrezioni, raggiungerà il Furstenhof molto presto, in occasione delle burrascose vicende sentimentali che attualmente vedono suo figlio e la bellissima Eleni Scharfbach al centro della scena. Sul web, infatti, circolano scatti in cui il nostro Valdis appare in perfetta forma. Inoltre, le foto sono corredate da commenti e didascalie eloquenti, che lasciano supporre il gradito rantre. In attesa di scoprirne di più, ripercorriamo brevemente la storia d'amore di Alexander e Laura. Nella primissima puntata della soap, andata in onda nel lontanissimo 2005, Laura decide di rifarsi una nuova vita a Big Lime dopo una cocente delusione sentimentale. Quando conosce l'affascinante Alexander, si innamora di lui a prima vista. I due iniziano una bellissima storia d'amore, tenuta però in gran segreto. Purtroppo, il giovane Salfield è costretto a sposare la ricca Katarina per volere del padre Werner perché solo in questo modo l'albergatore può sperare di salvare il Furstenhof dalla rovina. Quando Alexander decide di lasciare la sua promessa sposa per Laura, ecco che le cose si complicano, soprattutto quando si scopre che Laura è figlia illegittima di Werner Salfield, padre di Alexander. Quest'ultimo, così, è costretto ad unirsi alla donna prescelta da Werner. Laura, invece, trova conforto in Gregor, che, a sua volta, scopre che Alexander non è figlio di Werner, bensì di Alfons von Bichler. Proprio quando i due protagonisti non sembrano più avere ostacoli, ecco che la perfida Helen Marinelli, ex del Salfield, rapisce Laura proprio quando quest'ultima scopre di aspettare una bambina dal suo amato. Si scopre poi che Helen ha perso il bambino che ha concepito da Alexander. Inoltre, si professa innamorata di Gregor che, invece, non è per nulla interessato a lei. Comunque sia, la folle Helen progetta di rubare la bambina che Laura partorirà per poi ucciderla. Per fortuna Alexander salva la vita alla sua amata. I due protagonisti, felici più che mai, decidono di convolare a nozze e di trasferirsi a Bruxelles dove nasce Anna Salfield. Nell'ottava stagione, Laura e Alexander diventano nuovamente genitori di un maschietto, Leander, grande protagonista della 19ª annata. In realtà, il suo vero nome è Peter Alfons Werner Salfield. Gli autori, però, hanno singolarmente deciso di apporre un curioso cambio di nome a questo personaggio. Presto, l'eroe della stagione Num 19 legherà tantissimo con Lale, la nuova fitness trainer, mentre Eleni si lascerà sempre più coinvolgere dal nuovo autista dell'hotel, Julian. Insomma, la tempesta è solo agli inizi e l'happy end per questa meravigliosa coppia è ancora lontano. Oltre ad Alexander, rivedremo anche Laura e Anna di cui si sa veramente pochissimo?
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.